Episodio inquietante a Pesaro, dove due piccole bombe artigianali realizzate con acido muriatico e carta stagnola sono state lanciate davanti alla scuola elementare Lubic a Pantano. Ristorante nel centro di Cagli, chiuso per 5 giorni e multato di 6.000 euro per mancata cartellonistica attaccata all'ingresso. Nonostante l'economia italiana stia cadendo a pezzi e molti imprenditori siano allo stremo, le restrizioni e le regole inaccettabili del Green Pass restano solo per gli italiani. Al nostro telegiornale parla il ristoratore Umberto Carriera del movimento Io Apro. E a rendere la vita più difficile ci sono anche i rincari di luce e gas. A Fano, un'imprenditrice costretta a chiudere la piscina della sua palestra dopo aver ricevuto una bolletta da 30.000 euro. Pensieri, stress, stile di vita disordinato sono spesso causa di un indebolimento del sistema immunitario. I consigli dell'esperta per battere i malanni di stagione e i virus. La cabina dell'Enel verrà spostata, così i residenti di Via dello Squero a Fano tirano un sospiro di sollievo. L'impianto verrà realizzato vicino alla Cavea, nella zona mare del Lido. Tra poco, dopo il telegiornale, torna in diretta Primo Cittadino, ospite il sindaco di Fano, Massimo Sei. Occhio alla notizia, in studio Marco Ferri. Benvenuti cari telespettatori di Fano TV, questa è Occhio alla notizia sul canale 19 in tutta la regione Marche del digitale terrestre in HD. Allora cominciamo subito il nostro telegiornale, intanto salutando i nostri ospiti che saranno con noi nel corso di questo telegiornale. Saluto Valentina Iacovoni e Umberto Carriera. Con voi tra un istante. Adesso la cronaca in apertura con il giallo a Pesaro di due piccole bombe artigianali esplose davanti alla scuola elementare Lubic a Largo Guido Baccelli nel quartiere Pantano. È successo intorno alle 16.30 quando alcuni passanti hanno sentito delle piccole esplosioni. Per fortuna i bambini non erano in classe, nessuno è rimasto ferito. Sul marciapiede sono state rinvenute due bottiglie di plastica contenenti acido muriatico e carta stagnola. Sul posto la polizia, che indaga sull'accaduto, e i vigili del fuoco, che hanno ripulito la sede stradale. Con ogni probabilità si tratta di ragazzini che hanno voluto imitare i grandi giocando a fare la guerra. E nella notte, tra sabato e domenica, i carabinieri della compagnia di Fano hanno chiuso per 5 giorni un ristorante di Cagli che non avrebbe rispettato le normative anti-Covid. Secondo le forze dell'ordine sarebbero diverse le violazioni. Durante il controllo un dipendente non indossava la mascherina ed è risultata assente la cartellonistica informativa con il numero massimo di accessi consentiti. Assenti anche le informazioni per i lavoratori sulle misure anticontagio. Il locale inoltre presentava un impianto di aereazione carente e non idoneo ad un efficace ricircolo dell'aria negli ambienti chiusi del locale. Al titolare sono state inflitte sanzioni per un ammontare complessivo di 6.500 euro. E chiaramente in un momento difficile, drammatico come quello che stiamo vivendo, soprattutto dal punto di vista economico, pensate voi che cosa può essere una multa di 6.500 euro ad un ristoratore che già di per sé non vive momenti facili. E vorrei che Umberto Carriera, che vi abbiamo già fatto vedere poco fa, eccolo qua, buonasera di nuovo Carriera, allora commentasse un attimino questa notizia, visto che lei è andato sulle cronache nei mesi scorsi, soprattutto all'inizio del lockdown, proprio per essere un ristoratore che più volte ha disobbedito, tra virgolette, e tra l'altro recentemente tutte le multe verbali che lei ha ricevuto sono state annullate dal Tribunale. Allora, intanto un commento a caldo su questa notizia che arriva da Cagli. Ma guardi direttore, purtroppo continuiamo ad essere in mano ad una banda di cialtroni, un governo di criminali, cioè queste aziende che hanno resistito dopo 2 anni di vessazioni, 2 anni di difficoltà, di aumenti, di tutto quello che c'è stato, vengono controllate, multate di 6.500 euro a metà marzo, quando ormai non siamo più all'interno di alcuna epidemia, di alcuna pandemia. Basterebbe vedere quello che accade all'estero: il Regno Unito non c'è più alcun obbligo di mascherina, il Green Pass non è mai esistito, in Francia è decaduta la mascherina
anche al chiuso, mentre nel nostro paese, invece di aiutare le aziende a farle ripartire, di premiarle, perché io premierei le aziende che hanno resistito, ripeto, ricordiamoci anche che il popolo italiano ha risposto sì signore al 95% delle vaccinazioni che ci sono state, quindi è un popolo che ha risposto va bene, facciamo tutto quello che volete, resistiamo a dei vaccini che poi possono funzionare o non funzionare. Ci ritroviamo oggi 20 marzo a commentare di locali perquisiti, insomma, dove gli vanno a fare le pulci per vedere se si possono multare o meno. Insomma, 6.500 euro di multa ad un'attività oggi, con tutte le difficoltà che ci sono, attività che hanno resistito a 2 anni di pandemia, di restrizioni, di chiusure, è davvero una follia. Ripeto, è un governo di criminali, è un governo di cialtroni. Io invito questi imprenditori di Cagli a contattarmi, perché con gli avvocati del Movimento Io Apro faremo ricorso e vinceremo in tribunale, esattamente come ho vinto in tribunale, che come diceva lei, aprivo i miei ristoranti quando la nostra regione era in zona gialla, in zona arancione, perché ritenevo le chiusure non corrette per quale motivo? Perché se ero un'attività a rischio dovevo rimanere chiuso a pranzo così come a cena, mentre invece a pranzo potevo lavorare, quando nelle nostre zone Pesaro, Fano, insomma a pranzo non si lavora, e a cena dovevo chiudere. Soprattutto in quel periodo gli autogrill potevano tranquillamente servire i tavoli, mentre i ristoranti no. Oltre a questo, sappiamo bene che il CTS in quel periodo non aveva mai emanato alcun tipo di decreto, non aveva mai dato, insomma, dei dati effettivi sul contagio nei ristoranti, e grazie a questo appunto i miei avvocati hanno fatto sì che io vincessi in tribunale, le multe mi sono state cancellate e potrò chiedere un risarcimento anche in sede civile. Quindi invito questi imprenditori che continuano ad essere ingiustamente vessati a contattarmi, i nostri legali in maniera assolutamente gratuita faranno ricorso, sicuramente la vinceranno. Ecco, una battuta soltanto, Carriera, per dire perché abbiamo ascoltato lei questa sera. Innanzitutto perché lei è un ristoratore, poi comunque sta già muovendo i primi passi, posso dirlo, da politico, visto che il suo movimento Io Apro con Sgarbi diventerà un movimento politico che si candiderà poi alle prossime elezioni politiche, e quindi sia alla Camera che al Senato. Volevo anche, ero un po' curioso di sentirlo come politico, oltre che come ristoratore, visto che dovrà fare una campagna elettorale prossimamente. Come sta andando quel progetto lì? La campagna elettorale di Apro il Rinascimento è già iniziata, ci candideremo in oltre 70 comuni alle prossime amministrative tra 2 mesi, mercoledì ci sarà il primo congresso nazionale, siamo chiaramente un partito politico antisistema, anticialtroni e anticriminali, non siamo un partito Novax, siamo assolutamente Freevax, lasciamo come sempre assoluta libera scelta al cittadino di fare quello che ritiene più opportuno, senza alcun ricatto, come è stato il Green Pass. E ci auguriamo, siamo sicuri, di poter fare qualcosa per i cittadini italiani. Soprattutto rimborsare tutti i soldi spesi nei tamponi, in tutte queste cose qua. Lo metterete nel programma. Sappiamo bene tutto quello che c'è dietro a quella che è stata una pandemia iniziale assolutamente grave nei primi mesi, ma tutte le scelte illogiche che sono susseguite sono state assolutamente scelte politiche e non sanitarie. Il Green Pass chiaramente è al primo posto di questa demenza, secondo me, che ha coinvolto tutto il governo Draghi, da destra a sinistra. Bene, grazie Umberto Carriera per il suo intervento. Le Marche hanno annunciato un pacchetto di misure economiche destinate alle imprese marchigiane colpite dalla crisi generata dalla guerra tra Russia e Ucraina. Tra i provvedimenti di prossima emanazione rientrano il sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese, interventi per compensare le perdite di fatturato e i maggiori costi delle materie prime, compresi quelli petroliferi sostenuti dal settore della pesca, aiuti per riorganizzare la produzione e la vendita dei prodotti. Le imprese marchigiane che hanno subito le maggiori perdite di fatturato a causa del conflitto in atto beneficeranno di sostegni economici dedicati. Sono principalmente interessate quelle del comparto calzature e moda, per l'impossibilità di esportare o ricevere il pagamento della merce già spedita, e quelle della pesca per l'aggravio dei costi energetici. A proposito di rincari di luce e gas, il caro bollette sta mettendo in crisi molte aziende del nostro territorio. Questa sera abbiamo in collegamento Valentina Iacovoni, titolare dell'Extra Spa di Fano, che ha deciso di chiudere la piscina. E ha deciso di chiudere la sua piscina, sapete perché? Perché ha ricevuto una bolletta salatissima. Adesso ce lo confermerà lei. Buonasera Valentina. Una bolletta che, insomma, si aggira intorno ai 30.000 euro. È così?
Sì, tra gas e chiaramente energia elettrica, gennaio e febbraio. Ecco, innanzitutto, più o meno ci avviciniamo a questo importo. Innanzitutto sì. Diciamo che Fano non è che ha tantissime piscine, ne abbiamo due, compresa la sua. Adesso, no. Adesso la sua non c'è più per il momento, sì. E quindi ne resta soltanto una. Ecco, la decisione di chiudere, ovviamente, per quale motivo l'ha presa? La decisione è che era impossibile continuare perché sarebbe significato perdere tutto, perdere qualsiasi cosa si sia accumulata in questo anno di lavoro che è cominciato con il primo settembre, dopo l'estate, e che comunque non ha generato purtroppo un fatturato che ci ha potuto permettere di guardare lontano e quindi di poter anche magari in un periodo ennesimo di difficoltà pensare appunto di continuare a tenere aperto un reparto che è quello dell'acqua, che è un reparto purtroppo già comunque di per sé molto molto pesante come per quello che riguarda l'utenza e le utenze, insomma i consumi di energia elettrica e gas. E chiaramente con quello che è successo, che insomma ormai è inutile sottolineare, no? La guerra e tutto il resto, i rincari energetici che ormai rasentano tre volte di più quelli che sono importi di anni normali, e abbiamo dovuto necessariamente chiudere per non morire definitivamente, perché il reparto piscina chiaramente è un reparto che genera un consumo che avviene minuto per minuto durante l'arco della giornata e della notte, non c'è un momento di pausa per la piscina, che deve essere chiaramente scaldata 24 ore su 24. Certo, non è che uno questo viene chiaramente di Valentina... ha comportato non soltanto un... Sì, no, dicevo, tra l'altro, questo per far capire bene, sì, esattamente i nostri telespettatori, non è che uno dice vado in piscina per stare un po' a mollo, eccetera. Sì. Lì ci sono persone che vanno a fare anche riabilitazione, quindi... No. La, cioè, nel senso... Benissimo, infatti, avrei... Prego. Non solo riabilitazione, ci sono persone che hanno bisogno dell'acqua anche per problemi cardiaci, problemi cardiocircolatori, per problemi appunto fisioterapici, e ci sono anche tanti bambini che con la scuola nuoto chiaramente si avvicinano al mondo dell'acqua, del nuoto, e ho dovuto mandare tutti a casa. Poi c'è anche il reparto di persone che vanno in piscina per rilassarsi, per fare l'acqua gym, ma sono una parte degli utenti che frequentano la piscina. La piscina, io sono dell'idea che il valore della piscina è un valore sociale prima di tutto, perché comunque una città ha bisogno di una e più piscine, perché la piscina è fonte comunque di benessere sotto tutti i punti di vista. Ecco, Valentina, lei ha parlato con qualcuno, ha chiesto aiuto a qualcuno? Siamo stati costretti. Ha parlato con qualcuno, ha chiesto aiuto a qualcuno, un sostegno? Ho finito di chiedere aiuto, perché l'aiuto, non voglio fare una polemica adesso gigantesca, ma è finito il tempo di chiedere aiuto. Non abbiamo avuto noi strutture sportive, centri natatori e quant'altro, e dall'inizio della pandemia che non abbiamo avuto un aiuto. E quindi adesso chiedere aiuto adesso, sì, ok, aiutatemi a tenere in piedi questo centro, soprattutto per quello che riguarda il reparto piscina, il reparto acqua, ma non ci ascoltano a livello nazionale, non ci hanno ascoltato. Io faccio parte di un'associazione, la FM, ormai da più di un anno, un'associazione regionale di centri sportivi, siamo una novantina di centri che riguardano tutta la regione Marche, Ancona, Fermo, Ascoli, Pesaro, e siamo in attesa da mesi di aiuti, di ristori che non arrivano, non sono arrivati con Conte, non sono arrivati con Draghi, e non abbiamo avuto nulla, ci siamo dovuti rimboccare le maniche ed abbiamo dovuto appoggiarci solamente alle nostre forze, alle forze dei nostri utenti, che chiaramente purtroppo sono sempre meno. Ricordiamoci da una pandemia che ancora non è finita, da periodi di quarantene, di paure, di Green Pass. Siamo stati veramente colpiti al cuore, forse più dei cinema e dei teatri, a volte dico. Le palestre come le discoteche sono veramente, palestre e centri sportivi sono stati veramente massacrati.
Ecco, Valentina, scusate, chiedo scusa, però diciamo anche Valentina, diciamo che la palestra però è ancora aperta, eh? Cioè, un conto è la piscina e un conto è la palestra. Allora, certo, ecco, infatti grazie della... dell'A che mi ha dato, perché oggi è fuoriuscita una notizia sul web appunto di questo problema della mia piscina, e nel titolo appunto il titolo diceva extra spa chiude. Ho poi chiamato la redazione, ho chiesto gentilmente di rettificare il titolo, perché chiaramente la palestra, ringraziando Dio, ancora c'è. Il centro benessere ancora c'è, e purtroppo è la piscina che manca, è chiusa, è da più di una settimana. Luci spente, telo steso sull'acqua e la piscina è chiusa. Fa una tristezza incredibile vederla così, ma è l'unico modo per sperare, insomma, di mantenere aperto questo posto, che comunque già di per sé è un centro che richiede molta, molta energia. E però in questa situazione diventa veramente sempre più difficile lavorare. Auguroni, grazie Valentina. Iacovone, dunque il telegiornale adesso invece va avanti dando qualche informazione utile soprattutto per chi ha bisogno di rinforzare un po' il sistema immunitario, che è fondamentale, direi importantissimo, per combattere non solo i malanni di stagione ma anche per tenere lontani e distanti i virus. Un'alimentazione equilibrata, l'esercizio fisico e uno stile di vita sano sono alla base di un corretto funzionamento dell'intestino. A volte però lo stress, una dieta disordinata e i farmaci possono rompere questo equilibrio, provocando non solo disturbi intestinali, ma anche un abbassamento delle difese immunitarie, aumentando d'altra parte il rischio di insorgenza di patologie. In questi casi, come ci spiega la nutrizionista Giada Moscatelli, è fondamentale ripristinare l'equilibrio dell'intestino mantenendolo pulito con alimenti o integratori contenenti probiotici e prebiotici. Probiotici sono appunto i veri e propri batteri di varie famiglie e che sono presenti fondamentalmente negli alimenti fermentati, come latte fermentato, che sarebbe il kefir, yogurt, lo skyr, che è un altro tipo di yogurt di origine nordica, diciamo. Quindi ecco, questi prodotti qua che contengono proprio batteri vivi. E se non riusciamo ad assumere questi latticini, possiamo assumere anche degli integratori. Invece i prebiotici? I prebiotici sono il nutrimento per questi batteri e sono fondamentalmente delle fibre, per cui a livello alimentare le troviamo nei cereali integrali, nella verdura, in maggior quantità ad esempio nell'aglio, nella cipolla, nei carciofi e nella cicoria. Oppure anche questi possono essere assunti magari sotto forma di integratori associati ai probiotici in delle formulazioni che vengono chiamate simbionti, dove sono presenti appunto sia probiotici che prebiotici. E quando è consigliabile assumerli? Allora, l'assunzione di integratori io la consiglio generalmente nei cambi di stagione, proprio come abitudine, perché lì andiamo a cambiare un po' lo stile alimentare proprio a livello di stagionalità, diciamo. E poi può essere utile anche in periodi particolari, come dicevo prima, magari dopo dei periodi di stress, oppure se abbiamo avuto delle patologie, delle influenze, abbiamo assunto degli antibiotici che vanno a sballare, diciamo, il sistema intestinale. Oppure anche dopo un viaggio all'estero, perché comunque anche lì abbiamo dei cambiamenti a livello alimentare molto drastici, diciamo. Quindi quando torniamo dal viaggio può essere utile un ciclo di integratori a base di probiotici e prebiotici. La cabina Enel per l'avvio della vasca di raccolta delle acque piovane di Piazzale Amendola, siamo a Fano, verrà realizzata a fianco della cavea del Lido. Gli assessori Barbara Brunoli e Fabiola Tonelli hanno incontrato i residenti e gli operatori commerciali per illustrare i lavori. Sarà realizzata a fianco della cavea del Lido a Fano la nuova cabina Enel, che servirà a tenere in funzione la vasca di raccolta delle acque di Piazzale Amendola e mettere così fine agli allagamenti durante le forti piogge.
La struttura, che inizialmente era prevista in via dello Squero a Fano, si sposta definitivamente con decisione approvata dalla giunta comunale in viale Cairoli. La cabina di trasformazione da media a bassa tensione è stata rivista anche nelle misure, che passa dagli attuali 5,70 m a 4,70 m per un totale di 4. Sarà larga 2,50 m come anche l'altezza. A fianco verranno realizzati altri due blocchi, il primo un inverter, ovvero il motore per far partire l'impianto, e infine un generatore che servirà solo in caso di blackout della zona per far ripartire le pompe in mancanza di elettricità. Un incontro costruttivo che gli assessori Barbara Brunori e Fabio Latonelli hanno avuto con i residenti e i commercianti della zona per chiarire una volta per tutte la nuova installazione e lo svolgimento dei lavori, che richiederanno circa 6 mesi. Quando ci siamo trovati in via dello Squero, naturalmente a pensarla in uno spazio di verde pubblico dove naturalmente andava ad usurpare quello che era un progetto di porto, per cui ci siamo riadoperati a trovare un'ulteriore soluzione che tendo a sottolineare che non è che dipende dalla miglior posizione che noi possiamo individuare come assessori, ma dipende da una posizione tecnica fattibile anche a tutti gli enti che sono preposti poi in questa collocazione. Inoltre Brunori ha sottolineato come questa cabina, una volta conclusa, verrà decorata e ben nascosta. Mi sento di dire che una volta mitigata in questo spazio con del verde, ma anche poi degli arredi adatti a queste cabine, sicuramente questo sarà lo spazio meno impattante. È chiaro che arriviamo a questa sintesi dopo diverse segnalazioni di cittadini, per cui nell'ascolto e nella conciliazione questo è stato un ascolto attivo in tutti i sensi. Il reparto di ginecologia di Urbino è pronto ad affrontare l'emergenza ucraina. Ieri è stata presa in carico una giovane incinta di 6 mesi, arrivata a Cagli dopo un viaggio estenuante in pullman durato alcuni giorni, con attese alle frontiere di oltre 30 ore, insieme a suo figlio di nemmeno 2 anni. Ancor prima dell'arrivo della giovane, il Comune di Cagli si è attivato contattando il primario di ginecologia, il dottor Leone Condemi, che ha dato la piena disponibilità a visitarla subito e a seguirla durante tutta la gravidanza. Nel pomeriggio di ieri la giovane mamma è stata visitata con il supporto di una mediatrice culturale, che è la stessa persona che la sta ospitando. La ragazza e il nascituro stanno bene nonostante la terribile esperienza. Grande festa sabato scorso per Pesaro, capitale italiana della cultura 2024. Ad inaugurare la serata è stata Diana, la piccola pianista scappata dalle bombe di Kharkiv, che ha con il suo talento incantato la piazzetta dell'ex pescheria. C'eravamo anche noi, vediamo. La cerimonia per Pesaro, capitale della cultura, è iniziata sulle note suonate da Diana, la bambina ucraina di 9 anni, scappata con la famiglia dai bombardamenti russi sulla sua Kharkiv, dove c'era la scuola di pianoforte che frequentava. Ora, la bambina prodigio è studentessa del Conservatorio Rossini. Diana, sabato sera, è riuscita a scaldare i cuori di centinaia di persone presenti all'evento, che ha celebrato il prestigioso riconoscimento ottenuto dalla città. Una grande festa dedicata proprio a Kharkiv, città sorella con cui i legami si sono stretti anni fa e che Pesaro conosce bene perché, come lei, è città creativa della musica UNESCO, quella musica capace di lanciare messaggi potenti e speranze come quelle di Diana, oggi ospitata dalla zia ad Ancona. Il conservatorio ti è piaciuto? Ti piace il conservatorio in cui sei stata? Скажи, что она такая красивая, старинная. Да, она красивая. Il conservatorio è molto bello. Ci sono tantissimi strumenti, è molto bello. Diana, che ha iniziato a suonare all'età di 6 anni, ora è pronta per affrontare nuove sfide. È entusiasta e onorata per quello che le sta accadendo. Il futuro, però, lo vede nella sua città d'origine. Sta sognando che la guerra
finirà presto. Oltre a Diana sono stati diversi i protagonisti della serata. Nelle sale del Centro Arti Visive Pescheria e attorno al palco allestito nella Piazzetta della Creatività si sono alternati la voce di Clarissa Vichi, solista pop dell'Orchestra Sinfonica Rossini, accompagnata dal maestro Marco Di Meo, e l'energia dei Bambini dell'Asilo, la cover band di Vasco. Guarda stelle qua, in questo mare di stelle, mi perderò con te. Guarda stelle qua, è un cielo di fiammelle, il buio più non c'è. Non solo esibizioni, ma anche proiezioni e testimonianze di chi ha collaborato e che per l'occasione ha ripercorso tutte le fasi complesse che hanno portato alla vittoria, trasformando un sogno in realtà. La nostra gioia però è strozzata, ha detto il sindaco Ricci, da una guerra che mai avremmo pensato di dover rivivere nel cuore dell'Europa. Cultura e musica sono necessari per rinascere, è tempo di mettersi al lavoro, ha poi aggiunto Ricci, e sfruttare al meglio una grande opportunità che può durare negli anni. Bisogna continuare questo racconto di amore per Pesaro e i primi a doverlo fare devono essere i pesaresi. E quindi adesso abbiamo una grande responsabilità, mettiamocela tutta, ognuno di noi suoni il suo strumento, non sarà brava come Diana perché Diana è imbattibile, ma ognuno di noi può suonare un pezzo di questa riscossa, che è la riscossa della nostra città, la riscossa della nostra regione, la riscossa di gente che orgogliosamente di provincia ma mai provinciale. Solo così possiamo crescere, solo così possiamo avere sempre più una città e una provincia nazionale. Buona festa a tutti e viva Pesaro, capitale della cultura. Sono arrivati in Polonia i due furgoni con 40 metri cubi di materiale tra indumenti, cibo e medicinali raccolti dalla Lega di Pesaro Urbino. Un grande lavoro di squadra, ha sottolineato Luigi Scoppelliti, che ha avuto un commovente riscontro nella partecipazione di tanti cittadini. Gli aiuti umanitari sono già stati smistati nelle aree di raccolta vicine al confine ucraino. Ora è attiva la raccolta di medicinali nella farmacia Piano Marina, in via Tintoretto 28 nel comune di Mondolfo, aperta ogni giorno, esclusa la domenica, dalle 8 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30. Sarà possibile donare beni di prima necessità come cerotti, garze sterili, latte in polvere per bambini, antipiretici e antidolorifici. Ed è ancora in corso la procedura che porterà all'adozione del nuovo digitale terrestre che vede Fano TV sul canale 19 in alta definizione. Oggi la transizione è stata completata nella provincia di Macerata, nei prossimi giorni si proseguirà nelle altre province della regione. Questa sera ringraziamo i sostenitori Simonetta e Fiorenzo e Susanna ed Elma. Grazie naturalmente a tutti per il sostegno. Subito dopo di noi le previsioni del tempo, poi torniamo in diretta per una nuova puntata di Primo Cittadino. Vediamo subito il cartello con i riferimenti per mettervi in contatto con il sindaco di Fano Massimo Seri, 0721 86 14 33 per intervenire in diretta, oppure 338 4968 250 per inviare messaggi di testo brevi, sms oppure messaggi WhatsApp. Noi ci fermiamo qui, restate con noi, tra un attimo torneremo in diretta qui sul canale 19. Arrivederci. Sostieni l'informazione libera e indipendente. Sostieni Fano TV.